Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. La prima lettura che abbiamo ascoltato contiene alcune ulteriori esortazioni che San Paolo rivolge al vescovo Timoteo, e in particolare alcune che sono estendibili anche al di là degli ambiti di riferimento e di attenzione che deve avere un vescovo, come era Timoteo: sì, esempio ai fedeli nelle parole, nel comportamento, nella carità, nella fede e nella purezza. L'esemplarità con cui i cristiani innanzitutto testimoniano il loro essere discepoli del Signore, memori delle parole di un grande santo dei primi secoli, che è meglio essere cristiani senza dirlo che dirlo senza esserlo, quindi sono i nostri comportamenti, la nostra carità, la nostra fede, la nostra purezza, la nostra vita, che testimoniano anzitutto, precedendo, ecco, la nostra parola, chi noi siamo, perché allora un vescovo deve predicare. San Paolo la comanda anche lì dietro te stesso sul tuo insegnamento, ma la prima cosa che deve fare è rendere credibile la predicazione che egli attua con una vita cristiana esemplare. E questo è un'esortazione che vale per tutti. Il Vangelo che abbiamo ascoltato, famosissimo, esclusivo di San Luca, penso che sappiate che da sempre questa donna peccatrice è stata identificata come Maria di Magdala, anche se nei nostri giorni questa identificazione pacifica nella Chiesa primitiva fino a secoli inoltrati, insomma, viene messa in discussione da qualcuno. Comunque, a prescindere da questo, è celebre l'episodio del suo significato, della misericordia infinita del Signore, che perdona anche a grandi peccatori, che effettivamente questa donna era stata una grande peccatrice. Con voi però vorrei provare a vedere questo Vangelo dal punto di vista di Simone il Fariseo. Proviamo. Quando vede quello che questa donna fa, pensa: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è quella che lo tocca. È una peccatrice. Con un pensiero ha fatto almeno due peccati, se non tre. Primo, ha giudicato Gesù. Quindi Gesù sicuramente non è un profeta, perché si fa toccare da una peccatrice. E secondo, ha giudicato la peccatrice, perché quella sicuramente santa non era stata. Proprio a partire dai gesti che stava facendo, stava cominciando il suo cammino di conversione. Allora, queste cose le ha pensate, e Gesù, con molta delicatezza, ma anche con molta chiarezza, attraverso tutta quanta la serie di domande che gli fa comprendere che lui sapeva benissimo quello che aveva pensato. Ecco. E poi non basta, insomma, gli perdona i peccati e i presenti non lo pensano, ma lo dicono. Chi è quest'uomo che perdona i peccati? Attenzione a quello che dicono. Quest'uomo, il peccato offende Dio, non offende un uomo, per cui se uno perdona, nessuno può perdonare i peccati se non Dio, perché il soggetto direttamente offeso dal peccato è Dio. Se una persona dice ti sono perdonati i peccati, chi è quella persona? Non è un uomo, è Gesù l'ha fatto apposta, perché dire quella parola vuol dire direttamente dire io non sono semplicemente un uomo, ma qualcos'altro. Allora, insegnamenti da queste considerazioni. Numero uno, dobbiamo fare molta attenzione ai peccati di pensiero, che non ci pensiamo, e soprattutto non pensiamo che Dio riconosce i nostri pensieri. Le verifiche di catechismo, che adesso comincia la cresima, quando si parla dell'onniscienza di Dio, dice Dio sa tutto, anche i nostri pensieri. Magari forse il catechismo lo viene imparato a pappagallo, oggi non si parla più al catechismo neanche a pappagallo, comunque, ma ci pensiamo che Dio vede anche i nostri pensieri, e un pensiero non è nulla. Noi pensiamo che un pensiero è nulla, un pensiero non è nulla, perché i pensieri sono i motori delle nostre azioni. Ogni, come dire, manifestazione della nostra persona, ogni parola, ogni opera, ogni omissione, ogni azione, se ci pensate, nasce sempre da un pensiero. Per quella cosa prima di farla devo pensarci, devo volerla, sempre. Un desiderio, prima di acconsentirlo e seguirlo, devo appunto pensarci e acconsentirlo volontariamente. Quindi sento il desiderio, mi rappresento il desiderio, l'oggetto desiderato, dico sì, lo voglio. Quindi sono tutti altri processi interiori. A queste cose bisogna assolutamente farci attenti, e farci attenti nella consapevolezza, che non deve essere una consapevolezza brutta, oppressiva, però deve essere una consapevolezza vera, che
perché Dio mi vede. Cioè, Dio mi vede non deve essere una cosa, Dio mi vede, uno si sente con sta cappa addosso, non si può muovere, c'è qualcuno che ti spia. Però Dio mi vede vuol dire che devo imparare ad avere un cuore sincero, limpido davanti a Lui e a non agire in maniera sconsiderata. Punto primo. Punto secondo, bisogna fare sempre attenzione a giudicare le opere di Dio. Cioè Gesù sul non giudicare è tassativo, guardate che il giudizio è un peccato poco confessato, assicuro da confessore, ma è stracommesso in continuazione, che il giudizio non cade soltanto sul prossimo, molto spesso, quasi sempre si giudicano le opere di Dio e si giudica molte volte e malamente anche noi stessi. Gesù è tassativo nel Vangelo, non giudicare. Perché molte volte è diverso quello che appare da quello che è. Cioè, e attenzione, a volte il nostro Signore ci sorprende un po', perché qui è sempre tutto facile per noi che sappiamo. Proviamo a pensare se ci fossimo stati a quel banchetto. Cioè, Gesù era un ragazzo, era un bel ragazzo, insomma, 30 anni. Maria di Magdala era, insomma, niente da invitare alle attrici super maggiorate che stanno giro adesso, insomma, ti faceva girare la testa. Cioè, i gesti che compie, se uno ci pensa, non è che sono cose, cioè, adesso noi lo sappiamo come andava la situazione, no? Però uno poteva anche, come dire, facilmente essere indotto a qualche pensierino non proprio troppo elegante, no? Ecco, ma non si deve fare, perché se l'avessi fatto avresti fatto un peccato mortale. Perché stavi giudicando un momento in cui si stava manifestando e attuando l'infinita misericordia di Dio attraverso la conversione di una grande peccatrice e un gesto di misericordioso amore che Gesù stava facendo permettendo i suoi confronti. Allora, tocca starsi buoni, ecco, bisogna lasciarsi anche un pochino provocare da queste cose. E io dico sempre, saranno gli anni che passano, l'esperienza che si fa, ma passando gli anni, ecco, aumentano in qualche momento anche un pochino di sapienza, no? Essere sempre molto molto cauti, ecco, nelle situazioni. Ecco. Questo episodio fa molto più riflettere, oltre che la lezione che contiene, di quanto potrebbe apparire. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.